Buon pomeriggio Paolo e buon pomeriggio Padre Marciano e un caro saluto a tutti gli amici di Padre Pio TV. Eccoci pronti per un nuovo collegamento e oggi vogliamo parlare del valore dell'educazione alla fede con un occhio rivolto a quello che sarà il convegno ecclesiale di Firenze che appunto sarà nel prossimo novembre 2015. E oggi due ospiti speciali e due amici particolari. Comincio con il presentare Don Francesco Brancaccio che è membro del comitato, della commissione preparatoria del convegno ecclesiale di Firenze per la Chiesa di Calabria. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. E Don Francesco, oltre ad essere parroco, essere docente, anche assistente ecclesiastico del Movimento Apostolico. E poi abbiamo la professoressa Anna Guzzi, che è una delle delegate per la diocesi di Catanzaro-Squillace per il convegno appunto di Firenze. Buon pomeriggio. E grazie. Oltre ad essere docente è anche consacrata laica nell'Istituto Secolare sì. Maria Madre della Redenzione, appunto, che nasce all'interno del Movimento Apostolico. Don Francesco, iniziamo con te. Convegno ecclesiale di Firenze. Che cosa mira la Chiesa con questo convegno? Quali sono i suoi propositi? È il quinto convegno nazionale. È il convegno che è il culmine del decennio della Chiesa italiana. In questo caso è stato scelto il tema dell'umanesimo, o meglio, in Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Allora, pensate un attimo a questo tema, in Gesù Cristo il nuovo umanesimo, perfetto tema per un convegno culturale, o per un trattato, però non sarà niente di tutto questo. Cioè, l'idea non è quella di costruire una speculazione filosofica, teologica sull'umanesimo cristiano, ci sono molti trattati che abbondantemente si diffondono su questo tema. L'idea è un'altra, come Chiesa noi siamo chiamati a costruire l'umanità nuova in Cristo, siamo chiamati a produrre, se può passare questo termine, umanesimo, quindi siamo chiamati sul campo, no, a lavorare testimoniando la forza dell'amore di Cristo, della sua grazia. Questa missione evangelizzatrice, missione di umanesimo, si esplica in tutti i settori della vita della Chiesa, là dove la Chiesa vive a contatto con gli uomini di tutti i giorni. Allora perché riunirsi? Perché ritrovarsi? Rappresentanti di tutte le diocesi italiane, saremo circa 3.000 riuniti a Firenze. E perché riunirsi significa parlare, significa confrontarsi, significa soprattutto dialogare. Allora, ci riuniremo in modo da avere innanzitutto tra di noi, come chiese, diocesi italiane, uno scambio di esperienze su questo cammino dell'umanesimo e entrare in dialogo con tutte le realtà sociali, culturali, caritative e del mondo ecclesiale e non ecclesiale che si occupano di umanesimo e soprattutto darci animo, darci forza perché offrendo noi stessi, a livello personale, a livello comunitario, lì dove operiamo, lì dobbiamo produrre il dono dello Spirito Santo che viene da Cristo ed è Lui l'artefice del nuovo umanesimo in Cristo. Bene, Anna, una delle vie, no, delle tematiche, delle tracce di questo convegno ecclesiale è sicuramente l'educazione alla fede. Esatto, sì. Abbiamo detto poc'anzi che tu sei insegnante. Sì. Allora, qual è il tuo approccio con i giovani e anche nell'educazione alla fede? Sì, allora, intanto io, come diceva Don Francesco, sono sul campo, ecco, perché è un mondo, quello della scuola, dove si ha possibilità di intrecciare tante relazioni con questi ragazzi. Poi c'è proprio una parte della traccia in cui si parla dell'educazione a scelte responsabili. Ecco, quindi io mi sforzo, diciamo, come insegnante di educare a questa responsabilità anche nel piccolo, nel quotidiano. Faccio un esempio, alla verità di un obiettivo deve corrispondere la verità del mezzo, quindi per ottenere un buon voto, ecco, bisogna studiare, quindi anche nelle piccole cose, ecco, cerco di far capire un po' che cosa significa essere responsabili, anche se l'età. Io sono insegnante di scuola media, quindi sono ancora ragazzini, devono crescere, quindi ci vuole molta pazienza, ecco. Poi si parlava sempre nella traccia di grammatiche educative, ecco, della collaborazione con la famiglia, che è una parte molto importante, ecco, secondo me, però se non si riparte dall'umanità di Cristo, almeno io sono anche una consacrata laica, quindi
Ecco, per me avere fede è importante. Allora, se non partiamo da questa umanità di Cristo, io non ritengo che sia possibile nessuna collaborazione con la famiglia. È necessario mettere nel cuore la parola di Dio, il Vangelo, quindi partire da qui. E poi, per quanto riguarda, non so, ecco, è difficile anche parlare dell'umanità di Cristo, secondo me, è una cosa che spesso viene taciuta, non so, è bello che ci sia un convegno anche su questo, no? Don Francesco mi darà ragione, perché questa umanità sfugge a volte. Poi, ecco, io sono una consacrata, quindi l'umanità a cui devo guardare è anche quella della Vergine Maria, madre della Redenzione, e quindi ho una doppia responsabilità, ecco, a scuola, mostrare la luce di Cristo e della Vergine Maria insieme. C'è un'immagine, sempre nella traccia, molto bella, si parla di Don Pino Puglisi e del Duomo di Monreale, cioè di quello che Don Pino Puglisi diceva ai giovani, proprio universitari, però non di scuola media. Parlando di questo volto di Cristo, uno diceva ai giovani: voi siete un tassello, un pezzettino di questo volto meraviglioso, quindi ognuno poi deve riscoprire la sua vocazione personale, ecco, quindi io almeno cerco di considerare i ragazzi un dono di Dio, quale sono, ecco. Quindi rispettando la loro vocazione. Sì. Don Francesco, approfitto della tua presenza, perché tu sei molto impegnato, quindi ribeccarti una seconda volta. Però approfitto della tua presenza. Facciamo passare questa immagine. Ecco. Vangelo della gioia e anche gioia di annunciare il Vangelo. Questa sarà, diciamo, la tematica che il prossimo 27 maggio il Movimento Apostolico, di cui tu sei assistente ecclesiastico diocesano, a Roma ne tratterà il suo convegno nazionale. Ecco, la mattina ci sarà l'udienza con il Santo Padre, poi sì, pomeriggio il convegno e alla sera un musical bellissimo messo in scena dai giovani del Movimento Apostolico dal titolo Esther. Ecco, ci vuoi un pochettino illustrare di questo evento così importante? Certamente, che tra l'altro si collega con la tematica del convegno nazionale di Firenze, perché il tema è il Vangelo della gioia, sorgente del nuovo umanesimo. È un tema quindi che traccia, indica la missione che il Movimento Apostolico svolge dal 1979, quando è nato, tramite la signora Maria Marino, che ne è l'ispiratrice. E questa missione di annunciare il Vangelo della gioia porta il Movimento Apostolico ogni giorno, ancora una volta usiamo l'espressione, sul campo. Sul campo vuol dire all'incontro con i giovani, con le famiglie, attraverso, per esempio, gli incontri di catechesi. La catechesi, la formazione, la pastorale e giovanile sono settori della vita della Chiesa che accomunano tutte le realtà ecclesiali, le parrocchie, i movimenti. Certo, e quindi il Movimento Apostolico si inserisce in questa globalità dell'azione della Chiesa. Gli aderenti del Movimento Apostolico sono chiamati a credere fermamente nel ruolo della formazione per il ricordo del Vangelo. E quindi il Vangelo della gioia diventa non soltanto un messaggio da far conoscere, ma la forza che costruisce l'umanità nuova in Cristo. La formazione quindi non si ferma a se stessa, è una formazione per testimoniare la carità, per vivere la carità, per inserirsi nelle parrocchie, per inserirsi nel mondo della scuola, del lavoro, nel mondo delle relazioni. Questo convegno allora ci porterà a riflettere su questa quotidianità della vita del Movimento Apostolico nella missione della Chiesa. La sera il musical, che è un'opera originale di Cettina Marraffa, che è la presidente del Movimento Apostolico, il musical Esther. È uno dei musical pensati proprio come nel fine della nuova evangelizzazione, per aggregare, accogliere, invitare i giovani a non soltanto essere recettori del messaggio del Vangelo, ma con il loro entusiasmo, con la loro forza, anche testimoni del Vangelo, anche attraverso le forme bellissime, attraenti dell'arte, della musica, della danza, della recitazione. Il musical verrà, sia il convegno sia il musical si terranno, lo accennavi, nel teatro Conciliazione, nell'auditorium Conciliazione di Roma, il 27 di maggio. Bene, noi saremo lì quel giorno.
Benissimo, allora vi aspettiamo. Tutti gli amici che sono a Roma e che vogliono venire, noi vi aspettiamo. Allora, non mi resta che ringraziare Don Francesco Brancaccio e augurarti buona missione, buon lavoro. Grazie, do soltanto i riferimenti alle tematiche di cui abbiamo parlato. Il convegno di Firenze, questa è la traccia pubblicata dalla CEI, sito firenze2015.it, si trova anche su Facebook e su Twitter. Movimento Apostolico, sito movimentoapostolico.it, anche su Facebook, su Twitter e sui social media. Grazie e grazie ad Anna. Grazie Buzzi. A voi dell'invito. E noi restituiamo la linea in studio a padre Marciano e Paola e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.